Allora, il Black Friday ormai è una delle promozioni più aspettate, più attese dai clienti, quindi ogni anno diventa veramente un momento importante dal punto di vista delle vendite. Ovviamente non sono più gli anni che c'erano precedenti, quindi con un po' di difficoltà, però dobbiamo dire che è andata bene e il cliente è stato molto soddisfatto e ha potuto scegliere acquistando il prodotto giusto al prezzo giusto, anticipando anche le vendite, più che altro gli acquisti di Natale, in maniera tale da poter acquistare il prodotto che voleva a un prezzo molto vantaggioso. Cosa hanno scelto in questo Black Friday i Crotone? Quest'anno in particolare si è concentrato molto sul bianco. Il bianco nel nostro settore sono i grandi elettrodomestici, quindi lavatrici, frigoriferi, eccetera, perché hanno aspettato il momento giusto per poter comprare la lavatrice, il frigorifero, cose che ormai sono necessarie a casa, ma ovviamente il prodotto invece più atteso, il più voluto è stata la PlayStation 5, che è appena arrivata con una promozione molto forte. Nel giro di qualche ora sono terminati subito le quantità, e ovviamente anche la telefonia, che sono i settori un po' più di punta, di nicchia dell'elettronica. Invece adesso cosa c'è da aspettarsi tra Natale e l'inizio del 2024? Ogni anno il mese di dicembre è quello più importante commercialmente parlando, e quindi chi deve fare il regalo, chi deve comprare qualcosa per se stesso, quindi si concentra un po' di più, dovuto anche alle tredicesime, quindi diciamocelo, e questo è anche il motivo dove c'è la possibilità di spendere qualche euro in più. Io credo che sarà un buon Natale, poi Crotone in particolare ci sarà anche una bella fine dell'anno, quindi con un inizio dell'anno un po' diverso, quindi speriamo che si possa riconfermare come gli anni precedenti. Poi noi commercianti dobbiamo essere per forza ottimisti, altrimenti possiamo anche chiudere la Saracinesca. Poi quello che succederà si vedrà.